Vedete che quando sei un vero che non è la finta del cuore. No, mi pensavo non so che fare. Leggende Sara, chiudiamo, amore, so chiudere. Allora ci siamo disposti a comunità, diciamo, anche perché Marco poi nella relazione che ci fa voleva questa disposizione. E anche per più tardi ci serve questa disposizione. Per cui niente di frontale, tutto a comunitario. I primi punti che erano previsti erano la presentazione della giornata, una presentazione della comunità. Allora, per non perdere tempo, siccome le cose sono tantissime, abbiamo pensato per la presentazione della giornata, abbiamo stampato il programma della giornata. Top. E per la presentazione della comunità abbiamo anche stampato un foglietto che vi abbiamo dato, quindi leggete quello. Chiaramente è molto sintetico e non basta. La maggior parte di voi penso che avranno letto, molti di voi avranno letto la carta costitutiva, specialmente quelli che sono i soci della comunità. E quindi è lì. Non l'ha letto, diciamo, i documenti di fondo sono quelli che avete visto, sono girati e comunque c'erano anche dentro l'evento il link per andare sulla carta costitutiva della comunità e sul file domande e risposte dove veniva chiarito un po' di tutto. Per cui su questo punto non la faccio più lunga. Intanto vi ringrazio che siete venuti numerosi come l'altra volta. E questa cosa è molto importante perché questo incontro è previsto che sarete voi, saremo noi i protagonisti, non tanto i relatori, ma i protagonisti saranno le persone che partecipano. Perché adesso già avete un foglio in cui vi chiediamo di interagire, adesso ve lo spiego. Poi Marco farà una relazione con molta interazione. E inoltre anche nel pomeriggio ci sarà questo laboratorio maieutico con Carlo Cappello, con Francesco Cappello, che sarà lo stesso molto di interazione. E io penso che Bruno, che è la cooperativa ospitante, forse ci vuole fare un saluto. No. A posto. Ciao. Beh, chiaramente dobbiamo essere molto grati alla cooperativa alla Terra e il Cielo che ci dà questa possibilità di utilizzare questo spazio. E allora, se lo dici tu, due parole le dico io, solo questa cosa, che stiamo partendo con un progetto molto grosso, che è la creazione a nuovo di un pastificio qua, un po' più avanti qui, attaccato al magazzino, quindi. E abbiamo aperto la possibilità di avere i soci sovventori, quindi oltre ai soci contadini, soci agricoltori e i soci lavoratori, d'ora in poi è stata fatta una modifica, c'è un regolamento apposta, ci saranno la possibilità di diventare soci sovventori della cooperativa, cioè mettere una quota di capitale e partecipare alle attività della cooperativa. La cooperativa è già una struttura molto partecipata, così lo diventa anche di più. Quindi i soci sovventori entreranno anche nel consiglio di amministrazione. Ecco, quindi adesso ancora è presto perché hanno i soci la priorità in questo momento ad avere queste quote. Deve scadere un certo termine che fra poco scade. Hai detto prima che praticamente è un'abitazione, cioè per le azioni dove possiamo vendere, ma i soci agricoltori devono, perché hanno la prelazione, devono rifiutare. Esatto. O comprare o rifiutare. Quindi c'è tempo fino alla fine dell'anno, dal nuovo anno, da gennaio, dovrebbe partire questa nuova campagna. Okay. Siamo in una fase un po' particolare perché l'investimento è molto grande, molto, e quindi il mercato sta cambiando,
mi sta ribaltando tutto, e quindi c'è un po' di piacere, ce l'abbiamo, però c'è qui. Quindi se c'è l'aiuto, una grande forza di azionariato popolare, probabilmente l'affronteremo con più leggerezza, perché è un po' relativo. Non so se avete notato, il biologico sta crescendo tanto, ma in tutta grande distribuzione, la specializzata sta calando. E quindi a noi ci sta cercando. Poi ormai scrivere più molto non è più quello che scritto, c'è da dire anche questo. Quindi abbiamo iniziato dopo 37 anni un nuovo percorso per differenziarci, perché ormai nel biologico trovate in tutto il libro, ogni giorno c'è uno scandalo, l'ultimo della Sicilia, e quindi se noi non ci differenziamo finiamo nel calderone, no, generale. Abbiamo ricominciato un percorso di biologico etico, perché ci sono andato a scrivere la storia della nostra cooperativa, però il percorso era a livello nazionale, che con, no, anche collegato, difatti lì dovremmo anche avere un rappresentante della rete nazionale della RES. All'interno l'abbiamo chiesto più volte, però non ce la fa per tutto, vedere, quindi un percorso insieme per portare avanti un'idea di biologico a 360 gradi, non solo biologico il terreno, ma biologico anche le persone che partecipano, quindi un pensiero nuovo, uno stile di vita nuovo. Quindi allora, da nuovo anno, chi vuole può diventare socio o subentore della cooperativa Terra e Cielo. L'avete visto scritto sotto, però volevo chiarire i 10 euro. I 10 euro sono per il pranzo, per l'assistenza ai bambini, perché da questa volta abbiamo previsto l'assistenza ai bambini sopra i 3 anni, in modo che i genitori possano partecipare, e il rimborso delle spese di viaggio per i relatori, e speriamo che basta, più o meno saremo lì, diciamo. Allora, con questo incontro sta partendo il primo progetto della comunità. L'altra volta c'è stata la Costituzione, parte la scuola, soprattutto la scuola evolutiva, poi parte anche con questo intervento di Marco la scuola delle buone pratiche, perché sono due percorsi che sono stati chiesti dall'assemblea precedente. È stato chiesto, facciamo partire la scuola evolutiva, che era uno dei tanti progetti della comunità, però è stato chiesto di dargli priorità, perché sicuramente è una cosa importante, perché comunque è difficile andare d'accordo, quindi se si fa un percorso comunitario bisogna fare anche un percorso che ci aiuta a interagire insieme e un percorso che ci aiuta a migliorarci personalmente come individui, diciamo. E quindi parte questa scuola. Questa volta ci sarà il percorso di Danilo Dolci, poi stiamo trattando con altri facilitatori, diciamo, per i prossimi eventi. Comunque sarete informati. A questo punto vi presento uno dei fogli che vi è stato dato prima che parte Marco. Praticamente, siccome il prossimo passo della comunità sarà quello di creare impresa, o creare impresa oppure coinvolgere imprese già esistenti, e questo scritto a metà, dal titolo Costituzione di imprese e creazione di lavoro. Allora, dicevo che il prossimo passo della comunità sarà quello di cercare di creare aziende di comunità, e qui c'è tutto un discorso dietro, e una delle più grosse novità che la comunità sta introducendo. D'ora in poi non ci saranno più solo aziende, che ne so, statali, ce ne sono rimaste pochissime, private, ma c'è la possibilità di creare aziende di comunità, quindi creare una economia comunitaria e anche delle strutture proprietarie di comunità. Questo è uno degli aspetti forti di questo progetto e partirà col prossimo incontro. Però intanto volevamo, siccome c'è poco tempo adesso per parlare di questo aspetto, prendo 10 minuti, quarto d'ora, ho partito. La sacrifici quando devo finire. Diciamo, abbiamo scritto 9 domande. Il tempo è poco, alcuni potranno esprimersi a voce, chi vuole,
gli altri potranno scrivere. Ci sono 9 domande, ve le leggo. Che tipo di attività economiche pensi che la comunità Nuovo Mondo dovrebbe cercare di far partire? Che tipo di imprese economiche esistenti pensi che la comunità Nuovo Mondo dovrebbe cercare di attirare nel suo sistema comunitario? Perché vi dicevo, c'è due possibilità: crearle a nuovo o far entrare aziende già esistenti con i criteri che avremo deciso per essere struttura di impresa di comunità. Cosa significa? Questo lo elaboreremo nel prossimo incontro. Che tipo di competenze possiedi che nel campo professionale ed economico che potresti mettere a disposizione della comunità? Se qualcuno ha qualcosa di questo genere, gli fa piacere, lo scrive. Sono 9 domande, ma potete rispondere anche a 1, 2, 3, quello che volete, mettendo davanti il numero della domanda. Se volete rispondere alla 3, mettete il 3 davanti e scrivete. La 4 è: se ci sono dei disoccupati, che tipo di impresa della comunità ti piacerebbe lavorare? 5. Conosci qualcuno che potrebbe mettere a disposizione una fattoria agricola? Perché la fattoria agricola è uno dei progetti che abbiamo comunque previsto. Agricola o agrituristica, incomodato o in affitto? O sai di una fattoria o struttura agrituristica che sarebbe conveniente acquistare? Se conoscete qualcosa, scrivete. Nel territorio delle Marche? Per adesso prevediamo nel territorio marchigiano. Questo progetto è un progetto di federazione di comunità, però la prima, quella che farà da modello, è quella delle Marche. Dopodiché ciascuno potrà prendere questo modello e crearlo anche in altri territori. Conosci un albergo con una sala incontri che potrebbe essere dato in gestione? E questa è una struttura che si può prestare a cose comunitarie. Conosci attività economiche chiuse da poco tempo che potrebbero essere date in gestione? In che modo secondo te si potrebbero recepire risorse economiche e finanziarie? Noi apriremo poi un azionariato, come ha fatto Banca Etica quando è partita, un azionariato per sostenere i nostri progetti. Hai altri suggerimenti sui temi impresa, lavoro, finanza? Ecco, adesso io avevo chiesto a tutti nella presentazione che leggevate online di portarvi la penna. Se qualcuno non ce l'ha, qualcuno può darsi che ce n'ha due, oppure Bruno era andato a prendere, lei l'ha ritrovato, Bruno, la penna. Qui ci sono delle penne, allora chi non l'ha portata? Poi la rimettete qua. E allora, chi vuole, che sa rispondere a una di queste domande, risponde. Intanto ne possiamo parlare, cioè avete qualcosa da dire voi qui, 10 minuti, un quarto d'ora, su queste domande? Che tipo di imprese dovrebbe la comunità far partire, eccetera eccetera, tutto quello che vi ho letto. Chi vuol dire qualcosa? Gli interventi devono essere brevi di tutti, in modo che più persone possano partecipare, quindi limitarsi all'essenziale della proposta o della cosa da dire. Però se viene qualcuno, il fatto che stiamo, chi sta dentro sta comunità, poi no, questo sarà definito nei dettagli, cioè come un'azienda già esistente può diventare azienda di comunità. Ci sono già scritte un po' di cose, però per il prossimo incontro saremo pronti a dire: un'azienda che entra, per essere considerata azienda della comunità, deve essere accolta e deve soddisfare una serie di criteri. Non posso mettere l'autosufficienza, quasi tutto, l'autosufficienza per una famiglia. Va bene, dopo questo sarà analizzato caso per caso, adesso è un po' difficile entrare nei dettagli, però chi dice io ho un'azienda, sono interessato a valutare la cosa, di farla diventare un'impresa di comunità, ne parliamo. Io, visto che la finalità è quella di creare un mondo nuovo, si può cominciare dall'asilo, no?
Sì. Quindi asilo e scuola primaria, secondo sì. direttive. Lo scrivi anche sul foglio, eh? Non so dire altro. Sì, questa cosa è molto sentita. Già altri hanno parlato di questa cosa. Adesso è un momento particolare in cui c'è questa legge che obbliga i 10 vaccini e ci sono molti genitori che non hanno vaccinato e che vorrebbero trovare un'alternativa. Già a Senigallia è nata una scuola Waldorf. C'è un asilo nido qui a Serra, no, a Ostra, Ostra. Anzi, dopo ci parli della costa. Quindi questa cosa qui va benissimo, però ecco, bisogna renderla concreta, cioè ci vogliono i genitori, eccetera, eccetera. Può partire un gruppo. Noi stiamo facendo partire, usiamo un sito degli strumenti anche online, dove apriamo delle discussioni, apriamo dei gruppi, e quindi un gruppo su... Quindi la scuola di che età dicevi? Direi per l'infanzia. Infanzia. Magari anche con il centro. Quindi età? Come vediamo, non per gestire i bambini. Famiglie che lavorano tutti e due. Ah, quindi il pomeriggio. Studiare la faccenda, ma lo stesso varrebbe anche per gli anziani. Cioè, è una cosa. Anziani. Sì. Quindi assistenza, tu dici qualcosa. Assistenza per assistenza e educazione, tutto quello che comporta, diciamo così, un modo di vita più armonioso e, no? Sì. Meno istituzionale. Sì, più assistenza alla terza età, più animazione, facilitazione e socializzazione. Non so, cose così, visto che non credo che ne siano tanti in giro. Però dopo dipende dalla disponibilità dei soci presenti. Però sono servizi che secondo me darebbero anche lavoro, ecco. Ok. Allora, la volta scorsa era stato fatto una specie di questionario, quei dati lì sono stati elaborati, cioè io li ho pubblicati sul sito, l'ho mandati tutti scannerizzati, e c'era un po' di cose, ma erano più sulle competenze delle persone, non sulle aziende da creare, e comunque ne terremo conto. Cosa fare? Sì. Dunque, io tu avevi già offerto la tua azienda, lì c'era scritto. C'erano due aziende già che l'altra volta erano state offerte per diventare imprese di comunità, la tua di Pianoforti e quella di Omero. Dov'è Omero? È qua? Che è un'azienda orticola. Quindi già dall'altra volta questo discorso era stato aperto. Adesso ne riparliamo brevemente perché il prossimo incontro credo che dovrà essere un tema centrale. Sull'aspetto agricolo conosco dei proprietari terrieri che hanno così tante proprietà che non riescono a gestirle e che con un progetto credibile potrebbero anche mettere a disposizione il terreno e strutture. Io volevo dire che per quanto riguarda le imprese agricole c'è una possibilità nei prossimi anni di vedere attraverso dei progetti la diversificazione e la multifunzionalità di queste imprese agricole finanziata dalla comunità europea, quindi bisognerebbe, io sto facendo un corso di progettazione batteria sociale e ci sono tantissime possibilità attraverso progetti mirati di pacificare o diversificare le attività di una grande azienda agricola introducendo attività collaterali che possono dare lavoro e amplificare
diversificare le attività, tipo un'attività di turisti, cioè dei niti, oppure inclusione sociale lavorativa e così via. Ci sono appunto finanziamenti per un progetto fino al 2020 da studiare, per questo. Mettiamo altre seggiole qua giù. Loris, legato a questo che è stato appena detto, informo che ci sono molti finanziamenti su diversi filoni di attività, a partire da quella turistica di accoglienza, quindi, ma anche nell'agricoltura, nelle zone del cratere del sisma. Cioè, in questi ultimi mesi stanno nascendo molte filoni, no, di finanziamento pubblico a partire dalla regione, ma anche legate poi al POR, quindi a finanziamenti europei. E quindi, insomma, secondo me è un filone che dovrebbe, se lei, ecco, si occupa di questa cosa, è molto importante che ci sia dentro una figura che stia attenta a questo, perché, ripeto, addirittura una scade il 15 di gennaio, è stata prorogata, un bando è stato prorogato per due volte proprio per favorire queste attività turistiche che vogliono ampliare la propria attività. L'altra cosa che volevo dire, che secondo me il punto 2, secondo me, ecco, sarebbe più significativo e anche più semplice attivare o riattivare imprese economiche esistenti piuttosto che andare a creare imprese economiche ex novo, ecco, proprio per quell'aspetto che dicevo prima. Scusa, adesso abbiamo guardato l'orologio e siamo in ritardo netto. Per cui adesso io vi chiedo a chi ha delle cose di scriverle, poi al prossimo incontro approfondiremo tutti questi temi, li abbiamo solo voluti introdurre. Allora, una breve presentazione di un progetto. Okay. Allora, io sono Larisa Lupini, azienda agricola Lupini di Ostra, Agrinito l'Orto dei Pulcini. L'Agrinito è un progetto regionale che è nato nel 2010 con un decreto della giunta regionale che ha dato la possibilità alle aziende marchigiane di aprire delle attività sociali. E oltre all'Agrinito sono nati anche altri progetti in seguito, come quello della longevità attiva, penso che ne avrete sentito parlare. Quindi la regione aveva messo a disposizione questi fondi per diversificare l'attività delle aziende agricole e quindi il reddito, e anche per dare dei servizi al territorio. E sono nati quindi 6 Agrinido nella regione Marche che hanno costituito una rete, e in seguito nel 2013 è partito anche il progetto della longevità attiva, quindi attraverso il quale gli anziani in buono stato di salute così vanno in aziende e fanno delle attività a scopo di socializzazione e anche a scopo di riempire la propria giornata con delle attività, insomma, interessanti, e anche di imparare delle cose. Scusa, come si chiama questa seconda cosa che hai detto? Longevità attiva. Qui abbiamo due rappresentanti che sono Enrico e Alessia, che sono i proprietari della fattoria del Borgo di Vallefoglia, provincia di Pesaro, e loro sono proprio una delle aziende marchigiane che svolge questo progetto di longevità attiva. E l'Agrinido invece ospita bambini da 0 a 3 anni, è un asilo nido a tutti gli effetti, quindi risponde alla legge regionale 9 del 2003 sui servizi all'infanzia e opera quindi tutti i giorni, e tutti i giorni i bambini invece di andare in un asilo comunale o privato in città vanno dentro l'azienda agricola, dove c'è una struttura con tutte le caratteristiche di un asilo nido, quindi rispetta tutta la legge e accoglie questi bambini che fanno attività all'aperto. Il mio si chiama Agrinido l'Orto dei Pulcini, in Scadostra. Poi abbiamo una brochure che presenta, adesso vi spiegherò, il nostro progetto, e dove trovate tutti gli indirizzi di tutte le aziende che partecipano. Noi abbiamo partecipato adesso alla misura 16.1 del PSR, che parla di innovazione, quindi introdurre un'innovazione nelle aziende che già praticano queste attività, e che ha
E adesso stiamo entrando nella seconda fase di questa misura, parteciperemo al bando che speriamo aprirà presto, in cui come gruppo unico di agricoltura sociale andremo a introdurre l'innovazione. Nella Green Nido l'innovazione sarà di portare l'età dell'affluenza, quindi di accoglienza dei bambini, fino a 6 anni, quindi creando la continuità educativa che chiede anche la legge 107 del 2015, detta della buona scuola, di cui avrete sentito parlare tanto. In un comma, in un articolo, si parla proprio di continuità educativa, pratica che in tutta Europa è già da tanti anni insomma una realtà e che invece da noi no, come sempre in Italia, no? Siamo indietro, così come la longevità attiva introdurrà delle novità, delle innovazioni all'interno del proprio progetto, come la costruzione di un orto sensoriale nell'azienda e per esempio per alcune realtà il co-housing, quindi ospitare proprio in azienda per dei periodi degli anziani. E, se vorrete seguirci, noi abbiamo le nostre pagine Facebook della... Insomma, ogni azienda ha la sua pagina Facebook, alcuni hanno anche il sito internet. Qua trovate tutti i contatti, noi lasciamo la pagina di sotto. Poi non so se vogliono fare. C'è tempo. Okay. No, magari nel momento della pausa. Se qualcuno vuole chiederci delle informazioni, io purtroppo a pranzo non mi posso trattenere, però avete loro che portiamo la bandiera. Esatto. Grazie. Ok, grazie a te. Allora, adesso partiamo con la prima attività di scuola, scuola delle buone pratiche. La buona pratica è la buona comunicazione, di cui ci parlerà Marco, che in proposito ha scritto anche un libro che l'avete visto giù sotto, Marketing. Sì, va bene, grazie. Però il primo problema, grazie a tutto, ciao. Facciamo per favore un paragone tra adesso e siamo 10 anni fa, visto che voi siete giustamente tanti ed è bello che siate tanti, è un po' difficile interagire e oltretutto ho bisogno di sapere da Loris quando smetto, perché siamo andati un po' lunghi sui tempi, non voglio interrompere o togliere tempo al lavoro successivo sulla maieutica, anche perché a me mi potete chiamare di nuovo e quindi voglio arrivare anche penso alle 11:15, quindi ho 3/4 d'ora, ma sono le 11. Sì, no, allora siccome io avevo preparato un paio d'ore allora o è una formidabile operazione di marketing perché qui ci sono i miei figli e quindi fate prima, oppure andiamo subito sul sodo. E la domanda che ho bisogno di fare a voi, a me stesso e forse all'universo mondo è: rispetto a diciamo una decina di anni fa, avete più tempo o meno tempo? Meno tempo. Più. Allora, chi ha più tempo? Sulle mani. Ma come percezione di tempo? Adesso poi lo vado a declinare. Chi sente di avere meno tempo? Altra domanda. L'articoliamo bene. Chi ha l'impressione rispetto al 2008? Consideriamoci il 2018. Chi di voi ha più tempo di solitudine per stare a pensare a se stesso? Chi ne ha di più? Chi ne ha di meno? Ovviamente la domanda riguarda anche un conto se uno va in pensione o in casa. È un conto, è l'organizzazione. Chi di voi ha più tempo per le relazioni intime, quelle intendo proprio giocare coi figli, fare l'amore col partner, usare il corpo nelle relazioni, abbracciare? Chi ne ha di più? Chi ne ha di meno? Bella secca e piatta, chi è più ricco
oggi del 2008? Ricco di soldi, la dei money. Allora, beh, mi congratulo con voi, e poi gli altri sono così così. In generale, nel mondo intorno a voi, vi sembra che nel 2008 ci sia, una domanda quasi retorica, ci sia più flusso di denaro o meno? Meno. Meno, siamo tutti d'accordo su questo. Che ci sia tempo per comunicare o meno? Meno. Altri canali. Ovvio, ovvio che ci sono altri canali. Ad esempio, avete più immagini del 2008 o meno? Scusa? Più immagini. Più, vedete più fotografie. Più. Assolutamente di più. Allora, se non vi dispiace, io di questi tre quarti d'ora, di questi 45 minuti, ne uso 7, 8, forse 9 per proiettare due PowerPoint. Questo è un diagramma cartesiano, nel senso qui è il tempo che passa e questa è la quantità di informazioni che ci arrivano in testa. Dunque, prima parliamo di noi, della specie umana. Primo PowerPoint. L'uomo, cos'è l'uomo? È questa bestia qui che noi abbiamo da 400-500 mila anni lo stesso identico DNA. Cioè, come conformazione biologica, noi e il nostro antenato che 500.000 anni fa stava qui e cercava radici, mangiava topi, noi siamo come costituzione fisica identici. La differenza è solo culturale e tecnica e tecnologica. Allora, 500, io me lo immagino. E questa cosa che vi dico è questa progressione 5 che mi ha dato il mio quarto d'ora di fama alla fine degli anni 90 e che era questo ragionamento semplicissimo che riguardava quel salto di millennio, lo ricordate il 2000? Cambia il mondo, cosa che succede? Poi sembra che non sia successo niente, no, sono successe robe importantissime in questi pochi decenni. Una è questa qua. 500.000 anni fa il nostro antenato come comunicava? Probabilmente come la maggior parte degli animali, usando molto la faccia, perché abbiamo un sacco di muscoli in faccia. Di questi muscoli un po' si sono specializzati nella bocca. Abbiamo cominciato a creare il linguaggio che all'inizio probabilmente erano grugniti, erano gesti, erano... Allora, 500.000 anni fa, 50.000 anni fa, non è tuo, come ci si comporta qui in questi casi? Abbiamo cominciato a avere un linguaggio grammaticato, giusto? Abbiamo cominciato a formulare le diverse lingue. 5.000 anni fa abbiamo cominciato a scrivere. 500 anni fa, 500 anni fa abbiamo cominciato a stampare. 50 anni fa, dicevo io, alla fine del 99, è arrivata la televisione, che era la dieta mediatica del 98% degli italiani quegli anni lì, e che condensava un secolo di cinema, di radio, di dischi vinilici, eccetera. Poi, dicevo, nel 99, 5 anni fa c'è internet.
Cosa succede adesso? Mi chiedevo nel 2000. Ah, grazie che mi hai detto alla fine. No. È a posto, è il suo troppo più bello. Secondo PowerPoint. La stessa identica cosa, però successa non esattamente nel 2000. Restiamo sul 2008. Allora, nel 64 un certo signor Moore, che stava inventandosi un'aziendina che si chiamava Intel, una piccola bottega, e ha calcolato, quando i processori erano degli scatoloni, quando i primi, che la velocità dei processori e la capacità delle memorie dei computer sarebbero raddoppiate ogni anno e mezzo. Questo l'ha fatto nel 64, l'ha pensata, l'ha descritta, e magicamente, forse addirittura troppo magicamente, come se ci fosse un'obsolescenza programmata per farci comprare per mezzo secolo un computer sempre più potente. Comunque, micidialmente, matematicamente, nel 64 questo signore ha previsto una cosa che si era realizzata, prevista empiricamente, e si era realizzata con una esattezza sconvolgente, perché nella storia dell'informatica questo metodo è stata la vera rivoluzione. Cosa succede intorno al 2007-2008? Succede che sono così grossi e potenti che avere un computer più grosso e potente non ce ne frega più nulla, perché tanto la nostra capacità di lavorare, la nostra velocità di scrivere, la nostra quantità di dati da mettere in memoria, siamo arrivati a una tale capacità che non ci cambia più così tanto. E succede la cosa che ci riguarda da vicino. Succede questo. Ve la dico la teoria, poi vi faccio vedere secondo PowerPoint. Che la legge di Moore, la progressione di Moore, è entrata dentro di noi. E scusate, ho bisogno i numeri. E questo è il PowerPoint in cui mettiamo nel 2008, uno di voi leggeva la posta elettronica, si chiamava così, leggeva la posta elettronica per la sua associazione, per la sua azienda, per i fatti suoi personali. Mettiamo profetariamente che gli bastava un'ora per... Oh, che grazie! Ma che grazie! Gli bastava un'ora per essere abbastanza attento, abbastanza capace di rispondere. Allora, se nel 2008 gli bastava un'ora, a metà del 2009 aveva bisogno di 2 ore, all'inizio del 2013 bene. Ecco, sembra un teatro esistenziale, sembra una... Comunque, allora, 2008 è 1, a metà del 2009 è 2, all'inizio del 2009-2010 è 4, alla metà del 2012 è 8, del 12, a metà del 13 è 4, 8, 8, 16, 16, 64, 64, 128. Noi arriviamo che a metà del 2018 avremo bisogno di 128 ore al giorno per fare lo stesso lavoro di lettura delle mail con la stessa accuratezza, con la stessa capacità di ascolto, con la stessa sensibilità relazionale, con la stessa cura nelle risposte. Ciao, è tutto tuo, vai. Godi.
attenti, perché significa che al 1 gennaio 18-19 2020 sono 500, sono 256, noi ci dobbiamo attrezzare per un'accelerazione paurosa, per cui è chiaro che se noi cerchiamo di inseguire questo treno che accetta, noi possiamo farcela un giorno in più, ma non avremo mai una strategia di comunicazione che ci permetta di essere adeguati alla immensa e straordinaria, per certi versi bellissima, per certi versi terribile, quantità di informazione che ci immerge. La domanda è: secondo voi come possiamo farcela? Fermandoci, decelerando, accontentandosi. Allora, facciamo un altro posto. Dentro, allora, dentro quelle 120, quant'erano? 126 ore potenziali, che in un giorno ce ne stanno 24 di ore nelle quali vorremmo fare di meglio. E considerando che però quell'oretta sacrosanta è importante dedicarla, perché fa parte del lavoro, perché fa parte delle relazioni, quindi esisti se dedichi un'ora, mettiamo, e poi magari un'associazione ne ha bisogno di mezza, un'azienda ne ha bisogno di due, eccetera. Comunque, se vogliamo limitare, cosa possiamo fare? Allora, cercando di avere lo stesso risultato. Non è chiaro che se io vado a fare le eremite in una montagna ho risolto questo problema, l'ho risolto, ma volendo restare nella relazione, voi probabilmente, se non c'erano Facebook, internet, eccetera, la metà di voi non era qui, giusto? Allora, mi date adesso le risposte che stavate dando. Scegliere, progettare, scegliere. Scegliere. Restare e quanto tempo, no, fare proprio un progetto specifico. Quindi scegliere un filtro. Un filtro per cui seguo certe cose o no. Cioè, assolutamente. Cioè, le arriva l'email, salviamo i pinguini. Non posso farci niente. Non e lei dice, io sto con i pinguini, ma non posso occuparmi anche di questo. Non mi posso occupare anche di questo. Chiaro, significa che non è che non vuole bene i pinguini. Ma non sono onnipotente. Ma non sei onnipotente. Altre soluzioni. Riorganizzare la giornata in modo diverso. Organizzare la giornata in modo diverso significa? Dedicare del tempo preciso, darsi un limite. Bravo, cioè ci sono dei momenti in cui lascio la posta aperta, le notifiche aperte, in certe finestre di tempo, e poi il resto della giornata no. Oppure imparare a dire di no a chi ti chiede di più, cioè anche questo, no? Perché tu qualcuno ti chiede la risposta e tu metti in moto il meccanismo di dare la risposta. Imparare a dire di no a chi pretende. Sì, diciamo, quel meccanismo che dovrebbe essere mediato, invece potrebbe essere che non è mediato. Uno ti chiama e dice, mi devi aiutare, gli stimi presi adesso, dice no, adesso non te lo do. Ti aspetto domani e te lo do. A questo punto dice, beh, non mi interessa più, bisognerà dire no. Ancora? Pochi e buoni. Pochi e buoni. Io un giorno alla settimana ho scelto da anni il venerdì che è il giorno per me, la domenica è il giorno per gli altri e gli altri giorni le mie attività sono quelle, un po' guardo il parocchi che mi si presenta davanti, li macino, però il venerdì lo dedico a me, assolutamente, il mio corpo, anche a lungo niente. La domenica è un po' più, ecco, le cose, gli amici, le relazioni, gli altri giorni il lavoro e poi sicuro, siccome lavoro in campagna, quindi non è più uguale. Quindi un po' quello che diceva Riccardo, sì, però non sulla agenda del giorno, ma sulla agenda del giorno. No, il giorno, perché poi se no è una fatica a organizzare. Invece quel giorno è il mio, venerdì non ci sono. Ancora qualcuno da quelle parti sta per parlare? Ho interrotto qualcuno lì. Io avevo detto pochi e buoni. Pochi e buoni. I buoni si coltivare anche il rapporto diretto. Allora sono due cose diverse. Sul rapporto diretto lo prendiamo fra poco. Gabriella, trovo fondamentale, io ci sono arrivata con abbondante ritardo,
utilizzare la capacità di comunicazione e di informazione per documentarsi su cosa c'è dietro tutta questa miriade di contatti, appelli, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che ci fa i soldi sopra e noi che abbocchiamo. Quindi questo mi sembra fondamentale per poi poter scegliere e fare tutta un'altra opera di selezione. Sì, scegliere, fare opera di selezione è un discorso. Essere informati sui trucchetti con cui si utilizzano questi, la vendita questi dei dati, eccetera, eccetera. Questi strumenti che sono stati accolti come una liberazione dal monopolio della televisione, per cui sembravano più democratici, liberi perché non si paga niente, o si paga, abbiamo l'impressione di non pagare niente, e comunque pagheremo sempre molto meno che con i mezzi tradizionali, analogici, eccetera. Democratici perché chiunque ha diritto di parola. Abbiamo avuto tutti questa illusione, in parte sacrosanta, in parte abbiamo bisogno di smascherare i meccanismi dietro, ma smascherare i meccanismi dietro ci impone del tempo da dedicare a questo, così come del tempo da dedicare ai pinguini, che poverini, non vogliamo che muoiano. Per cui anche questa sensibilità molto spesso viene filtrata fuori. C'è qualcuno che ha chiesto la parola di qui, scusi, prima lei mi sembra che è uguale. Io ho semplicemente scoperto che quello che era veramente importante è l'idea della relazione diretta. Quindi continua ad usare questi strumenti informatici, la Facebook, la posta, però è molto soft, a livello informativo generale, per non perdere di vista alcune informazioni importanti. Però sto ricordando recente, sto dando sempre più importanza al contatto diretto con le persone. Abbiamo detto sul contatto diretto, ne parliamo fra poco perché sarà importante. Secondo me bisogna rimettere al centro la persona, riordinare i valori, e quindi il primo valore deve ritornare a essere l'essere umano. Quindi riassumendo, un forte lavoro di filtro. Filtro nella provenienza, ci sono anche strumenti tecnologici per filtrare se uno li sa usare, e forte lavoro di selezione anche nel tempo, solo dei dedicamenti della giornata o della settimana dedicati a questo, del fatto di ritornare al contatto personale, ne parliamo tra poco. E in realtà io adesso volevo porre il vero problema, se noi vogliamo ad esempio raccontare agli altri la comunità del nuovo mondo, che è che noi filtriamo e filtreremo sempre di più, ma siamo anche filtrati, perché se noi abbiamo che là dove ricevevo una mail, adesso ne ricevo 126, e no, partiamo, va bene. Altrettanto quello a cui scrivo lo sta ricevendo tantissimo, copia la mia, e altrettanto farò la fine dei pinguini poverini, perché vengo, e qui c'è un problema grosso. Anche che se io filtro non sono perturbato da cose nuove, perché se c'è una cosa interessantissima che mi arriva però io la sto filtrando, io butto via il bambino con l'acqua sporca. Questo è uno dei grossi problemi. Io non ho la soluzione. Io vi sto chiedendo, sta nascendo questa comunità. In questa comunità non può fare marketing di se stessa, e neanche se farà dei prodotti probabilmente, dei servizi probabilmente, deve fare il classico marketing che fa un'agenzia. Non funziona più, e non funziona più specialmente in un mondo solidale, in un mondo di economia alternativa, chiamatela come volete. E il marketing commerciale non funziona, funzionano cose diverse, che sono sempre di comunicazione, sono sempre di pulizia della comunicazione. Ma la domanda è:
come facciamo noi a raccontare queste cose? Come fate voi, ad esempio, a raccontare a qualcuno che c'è la comunità del Nuovo Mondo? Con l'esempio. Perché la parola non funziona più e perché non più gesti ancora funzionano. La parola non funziona più e il gesto funziona? A me piacerebbe che fosse così vero, l'ho letto e l'ho anche scritto diverse volte, ma come faccio io a sapere del tuo gesto? Sempre invertendo il processo, smettendo di cercare di arrivare da qualche parte e funzionando per attrazione. Perché le cose che facciamo attirano le persone esatte che dobbiamo attirare in questo percorso, quindi dobbiamo smettere di pensare di dover arrivare chissà dove e costruire uno a uno o 10 a 10 attirando naturalmente le persone che in qualche modo vengono a conoscenza di quello che facciamo, perché la natura funziona in questa maniera. Io sono d'accordissimo con te, ma adesso faccio il bastianco diario per giocare la dialettica. Ma come faccio io che non so niente di te, non ho nessun contatto con te, a sapere che tu fai questa cosa così interessante? Ripeto, nel momento in cui sono pronti per venire in contatto, non vedremo. Quindi c'è un fatto. Non bisogna avere fretta di arrivare da qualche parte. C'è qualcuno che vuole parlare di questo? Secondo me potrebbe essere, visto che c'è un overwhelming di informazioni, cioè io devo prima ascoltare, capire qual è il tuo bisogno, e solo se la comunità può essere la risposta al tuo bisogno rispetto chiaramente all'obiettivo che è alla comunità, in quel caso tu lo puoi accogliere, no? Però se io non ascolto il tuo bisogno, che ti propongo? Sempre una cosa dall'altra, che tu puoi, no? Perché non va bene. Cioè, la principale differenza tra il marketing e la comunicazione umana, quella dei PowerPoint, certo. È la reciprocità. E la reciprocità non è unidirezionale. Ed è quella che rischiamo di bruciarci con i nuovi strumenti. Mm-hmm. Perché i nuovi strumenti hanno questa cosa formidabile che è una comunicazione uno a uno o uno a pochi. Nel momento in cui poi tu vai su Facebook e trovi che la gente delle grandi aziende buttano i tanti soldi, non i 20 euro per la conferenza del Geronimi, ma le decine di migliaia di euro tutti i giorni per promuovere certi strumenti, è chiaro che quello strumento così democratico non è più, perché i miei 20 euro innanzitutto non valgono più niente in confronto, e in secondo luogo perché io come utente mi trovo immerso, non è più una comunicazione di ascolto. Certo. Dobbiamo trovare gli strumenti di comunicazione reciproca. Come li troviamo questi strumenti di comunicazione reciproca? Sicuramente per comunità Nuovo Mondo significa che tutti si stanno incaricando di essere testimoni. Questo adesso scusa. Tutti testimoni ma non testimonial di quello che stiamo facendo. Eppure ognuno di voi ha un'idea sua della comunità Nuovo Mondo. Se io chiedo a ciascuno di voi che cos'è comunità Nuovo Mondo, voi qui siete 50, ci sono 50 comunità Nuovo Mondo. Per forse 100 perché i giorni tardi l'ha pensato in una maniera. Ho interrotto qualcuno che aveva alzato la mano, scusi. Mi riallacciamo un po' a quello che aveva detto prima lui, che è molto giusto, però io penso che la differenza oggi la faccia la coerenza. La coerenza è quella che dà un nuovo valore alla parola. Quindi l'esempio, il fare. Se la parola è coerente con il fare, chi guarda, che c'è anche modo di fare una buona comunicazione. Oggi non c'è coerenza, ci sono tante parole e le tante parole che vengono messe in giro non corrispondono. Anche con te io sono d'accordissimo, ma faccio abbastanza contatto per la dialettica. E dico questo. Ci sono, visto che io vengo dal mondo della pubblicità,
Il mio biglietto da visita c'è scritto pubblicità per il direttore. Quindi io conosco tutti i meccanismi per cui vi so rendere brutte col vestito comprato l'anno scorso, vi so rendere sexy un motore a scoppio, dai, tutti i trucchetti io ahimè li ho imparati e mi piace anche smascherarli. E vi assicuro che anche nel mondo ad esempio dei prodotti bio, piuttosto che c'è una sincerità fasulla che con un po' di accortezza è facilissima da confezionare. E non solo, conosco un sacco di gente davvero coerente, saggia e pulita che comunica in maniera adeguata, per cui quando la vedi hai l'impressione che puzzi di bruciato. E un sacco di produttori bio che si fanno delle etichette cialtrone o che si trovano un nome poco studiato, eccetera, rischiano di fare la fine di quelli che sembrano furbini, mentre i furbini riescono a fare la... Quindi la confezione della comunicazione resta importante. Resta importante, ma se si vuole creare un nuovo mondo bisogna comunque dirigerla. Sì, se volete poi, c'ho giù un libro apposta di questo, non ne parliamo in questi tre quarti d'ora. Però una cosa importante che dico guardando l'orologio, scusate. Sì, abbiamo un po' di calma.